Ok, è un po' difficile da credere, ma... forse una tizia fantasma ha portato i ragazzi in un'altra dimensione? Ho capito. Come arriviamo nel mondo degli spiriti? Ponte o seduta spiritica? Grazie per essere qui, Tony. Beh, è il minimo per te. Oh no! Abigail è venuta per noi! Io non sono pronta! Non sono mai stata in Giappone! Aspetto la reunion definitiva delle Spice Girls! Rilassati! È solo la mia suoneria di Halloween! Guarda! Una videochiamata da Stuart! Oh. Stuart, va tutto bene? Ascoltate, non ho molto tempo. Ho trovato gli altri, siamo al sicuro, ma non so per quanto. Salvateci! Abigail! Stuart, torna indietro! Non avrei mai pensato di dirlo. No, non ci ha detto dove sono. Ora come li troviamo? Un attimo. Non avete visto gli scheletri e le ragnatele? Forse sono nella casa infestata a Central Park. Tony, tu sei un genio. Wow, non avrei pensato di dire nemmeno questo. Un secondo solo. Dobbiamo davvero trovarli. Sarei felice di vivere come figlia unica. Ragazzi? Ragazzi? Jessie! Ah! Sono felice di vedere che state bene. Non abbiate paura. Se Abigail cerca di prendervi, dovrà passare su di me. Anzi, attraverso, dato che è un fantasma. Oh, mamma! Benvenuti alla mia festa di Halloween! Ma... un minuto! Così c'è Stuart dietro a questa mega festa! Quale mega festa? Pensavamo foste finiti in un universo parallelo! In pratica sì! Siamo stati invitati a partecipare all'evento di Halloween più forte di New York! Già! Organizzato da un tizio super mitico che ora sappiamo essere Stuart! Aspettate! Siamo davvero in un universo parallelo! Ma perché non avete detto dove eravate? Bertram ed io... io ero preoccupata. Non l'hai letto l'invito? Quale invito? Quello alla fine del video di Abigail. Vieni, è scritto qui. Ma... super festa segreta di Halloween. Lasciate telefoni e adulti a casa. Se informerete qualcuno non potrete entrare. Il vostro ospite fantasma sa tutto. Così tu hai mandato i video, disseminato paura e organizzato questa festa? Ma perché? Perché voi non mi credete divertente e volevo dimostrarvi che sbagliate. E poi ho moltissimo tempo libero. Quindi mi hai fatto precipitare qui e perdere il ballo con l'uomo dei miei sogni solo per dimostrare quanto sei divertente? In mia difesa posso dire che non ti ho invitata. Vieni qui! Scusatemi, avete visto Albert Einstein? Ogni notte nei miei sogni. Sì, è di là che parla con Super Fashion Woman. Dove hai preso tutte quelle carte di credito? Nella mia borsa. Questo mantello ha un limite di credito di 8 milioni. Wow! Io ho superato il mio limite soltanto per i baffi. Ciao, mia cara. Sono il super rubacuori per signore, pronto a salvarti dal pericolo di essere single. Bella parrucca. Oh, grazie. L'ho fatta coi capelli trovati sul bus. Jessie, a Disney Channel.